Buongiorno, sono Danza Stefania, referente per Verona e per il Veneto dell'associazione AIFA ODV, Associazione Italiana Famiglia ADHD. Buongiorno, sono la dottoressa Margherita Brunetto, psicologa dell'età evolutiva e specializzata in psicopatologia dell'apprendimento. Lavoro al poliambulatorio appunto Salute di Lugagnano a Verona e sono iscritta all'AIDAI, Associazione Italiana per i Disturbi di Attenzione e Iperattività, sezione Verona. L'AIFA ODV è un'associazione italiana famiglia ADHD. Nasce nel 2002 sulla base di un progetto Parents for Parents, genitori per genitori, ed è un progetto di aiuto, di sostegno e di supporto reciproco fra i genitori con bambini e ADHD. L'ADHD è un disturbo da deficit di attenzione e iperattività. I bambini con l'ADHD, hanno problemi di autoregolazione, con difficoltà a controllare l'attenzione, l'impulsività e l'attività motoria. Non riescono a mantenere la concentrazione per lungo tempo, non riescono a svolgere i compiti assegnati, hanno difficoltà a organizzare sia il tempo che il materiale, infatti perdono molto spesso gli oggetti personali. Non riescono a stare fermi, a stare seduti, sono in continuo movimento. E anche nei momenti della scuola e della classe tendono a disturbare i compagni. Hanno difficoltà a mantenere il proprio turno e interrompono chi parla. È un disturbo che con la crescita può assumere diverse traiettorie evolutive. Questo dipende sia se ci sono altri disturbi associati, ma soprattutto se c'è stata l'appropriatezza o l'inappropriatezza della presa in carico terapeutica. L'AIFA ODV è una rete di genitori, referenti provinciali e regionali, sono a disposizione di altri genitori, si sono resi disponibili a fare un punto di riferimento. E promuovono diverse attività. Una delle principali è quella di favorire l'attivazione di percorsi di appropriata presa in carico terapeutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Altre attività dell'associazione sono i parent training, che sono formazione per i genitori, il teacher training, che è la formazione per gli insegnanti, i gruppi di autoaiuto, gli sportelli di ascolto, seminari, serate informative, convegni. Altra cosa importante da dire è che dal 2008 l'AIFA ODV fa parte della ADHD Europe, che è una federazione di associazioni europee. Per eventuali altre informazioni dell'AIFA, si può andare a visitare il nostro sito www.aifaodv.org. La DHD anche è inserito nel DSM-5 e c'è una prevalenza di ADHD circa del 5% nei bambini e circa il 2,% negli adulti. Alcuni dati del Veneto, presi dai dati Istat del 1 gennaio 2019, sono che circa 5.600 minori tra i 6 e i 17 anni sono con l'ADHD gravi su circa 28.000 minori con ADHD tra lieve e grave. Se parliamo invece di adulti, che comprende l'età tra i 18 e i 67 anni, si parla circa di 79.000. Questo incontro che abbiamo deciso insieme a Margherita Brunetto l'abbiamo intitolato ADHD e genitori, come ridurre i motivi di conflitto. Sicuramente in questo periodo, dove c'è stata e dove tuttora l'emergenza sanitaria non è ancora terminata, la nostra vita si è completamente stravolta. I genitori si sono ritrovati a diverse incombenze con la casa, il lavoro, con smart working. In più, dovendo riorganizzare anche la vita dei propri figli e le attività dei propri figli.
I bambini e i ragazzi sicuramente con la ADHD possono avere più difficoltà rispetto agli altri a dover abituarsi alle nuove regole, alle nuove routine, la didattica a distanza, il dover seguire i compiti, non poter più avere le proprie attività sportive e anche i momenti di svago. E questo può favorire, aumentare ancora di più i conflitti all'interno della famiglia. Quindi abbiamo proprio pensato a questo incontro per un po' riflettere e un po' per dare qualche strategia per ridurre i motivi di conflitto. A questo punto passo la parola a Margherita Brunetto. Bene, grazie Stefania. Allora, sì, questo è sicuramente un tema generale molto ampio e vasto. Noi cerchiamo di dare degli spunti di riflessione per cercare di evitare lo scontro, perché in fin dei conti il conflitto noi intendiamo due volontà che si scontrano e tendenzialmente ci sono un po' due ambiti nei quali di solito avvengono questi scontri tra genitore e figlio. Da una parte il genitore fa delle richieste a cui il bambino risponde di no, quindi il genitore insiste e si genera un muro contro muro e una situazione di scontro, per esempio fa i compiti, riordina la camera, preparati o altre cose. Un'altra diciamo, categoria può essere invece quella in cui è il bambino che fa delle richieste a cui il genitore risponde di no, questo genera frustrazione nel bambino che a quel punto protesta, il genitore non vuole cedere e quindi si crea un conflitto. Parliamo quindi di strategie per ridurre i motivi di conflitto in un'ottica cioè preventiva più che di ritorno indietro quando già il conflitto si è acceso. Specifichiamo naturalmente che ogni situazione è a sé e questi sono ovviamente consigli generali che vanno poi declinati a seconda della situazione specifica. Allora, come presupposto di base, sicuramente è molto importante strutturare la giornata in fasce orarie, stabilendo delle attività precise, dei compiti, delle incombenze e anche i modi per far rispettare questi impegni e queste incombenze. Per farle rispettare, insomma, a volte non è facile, però è importante sviluppare delle tecniche comportamentali, per lo più che vanno apprese in un training specifico, che esula, diciamo, che non è un obiettivo di questo incontro, però ovviamente va sottolineato proprio l'importanza di strutturare la giornata, come accennavi anche tu prima, Stefania. Molto importante è imparare a dare il giusto peso alle cose. Perché? Perché i comportamenti negativi, se noi ci pensiamo, non sono tutti uguali, della stessa gravità. Cioè alcuni sono più gravi di altri e altri invece non sono gravi, sono fastidiosi più che gravi. Per esempio, non portare fuori la spazzatura è di una gravità diversa che picchiare il fratello oppure dire delle parolacce ai genitori. Quindi è importante chiedersi quanto è effettivamente grave un comportamento e quindi se è proprio necessario davvero riprendere tutto il comportamento scorretto, perché invece può essere più efficace sottolineare, sgridare, riprendere soltanto i comportamenti più gravi. Questo ovviamente riduce, come dire, le discussioni. E quindi dare il giusto peso alle cose vuol dire chiedersi se è davvero necessario riprendere, sgridare, minacciare, discutere e sgridare. D'altra parte bisogna sottolineare il positivo, quindi lodare tutte le volte che il bambino mette in atto un comportamento corretto, anche se siamo abituati che magari lo fa, anzi tanto più se siamo abituati che lo fa una volta veramente sporadicamente. Ecco, quella è proprio la volta di rimarcare che l'ha fatta giusta, quindi di rimarcare il positivo, proprio perché aumentiamo le probabilità che questo comportamento si riverifichi.
Alleniamoci poi ad una comunicazione efficace, quindi l'atteggiamento nel fornire delle istruzioni, ma anche nel dire di no, è molto importante. Usare ad esempio un tono della voce il più possibile neutro, se riusciamo gentile, comunque mai aggressivo o sarcastico, perché inevitabilmente poi l'altra persona si indispone, alza le difese. Lo sguardo dovrebbe essere uno sguardo diretto, quindi cerchiamo di guardare in faccia e quindi di non dare istruzioni o non parlare da una stanza all'altra, ma cercando proprio la prossimità fisica. Attendere anche prima di reagire al no del bambino. Abbiamo sentito che sono bambini molto impulsivi e quindi a volte dicono di no istintivamente, ma magari hanno bisogno di elaborare la richiesta per una ventina di secondi, per poi iniziare a fare quanto è stato loro chiesto. Se noi invece subito scattiamo al no, diciamo che inneschiamo un circolo vizioso per cui poi si casca nella disputa in qualche modo. Evitiamo poi di riprendere, come dire, il discorso quando abbiamo già sgridato o fatto presente un comportamento scorretto, evitiamo di ritornarci sopra, cioè chiudiamo il discorso. Inoltre, se vogliamo fare una critica che sia costruttiva, è importante riferirsi al comportamento, ai fatti, senza riferirsi alla persona nella sua interezza e senza generalizzare. Quindi evitare di dire frasi come, per esempio, sei sempre il solito, sei pigro, non hai mai voglia di fare niente, perché in questo modo diamo un giudizio alla persona e generalizziamo. È più invece utile e costruttivo riferirsi proprio alla situazione contingente. Quindi, ad esempio, eravamo d'accordo che avresti cominciato i compiti alle 2 e invece non lo stai facendo. Non eravamo d'accordo così, non stai rispettando i patti. Quindi, in questo momento, in questo frangente. Un'altra cosa molto utile da fare che può aiutare a sgonfiare una situazione di tensione, ma che in generale è utile adottare sempre, è la comunicazione e la validazione delle emozioni del bambino. Questo vuol dire al bambino che capiamo e comprendiamo la sua emozione e che la sua emozione è legittima. E tutt'al più che noi stiamo criticando non tanto l'emozione, per esempio la rabbia, il fatto che sia arrabbiato, ma il suo comportamento. Quindi, ad esempio, io capisco che tu in questo momento sia arrabbiato perché vorresti continuare a vedere il tablet e invece devi riordinare la stanza. Però la regola è questa, eravamo d'accordo così e quindi bisogna che tu lo faccia. Che il bambino si senta compreso e legittimato nel provare le sue emozioni, questo aiuta, può aiutare molto a sgonfiare, come dire, il fastidio del momento, ecco, la rabbia del bambino in quel momento. Un altro punto veramente molto importante e anche molto, come dire, che va coltivato nel tempo è imparare a tollerare meglio la frustrazione. La frustrazione nasce dal fastidio che si prova nel constatare, come dire, una discrepanza fra una aspettativa o un desiderio che abbiamo e la situazione reale. Questo genera appunto frustrazione, fastidio, ma anche rabbia. Una scarsa tolleranza alla frustrazione si esprime proprio nel non saper contenere questo fastidio, in irascibilità di fronte alla frustrazione. E spesso le persone impulsive faticano proprio a gestire la frustrazione, a posticipare la gratificazione e manifestano delle reazioni emotive esagerate, di protesta, di rabbia o anche atteggiamenti oppositivi. Come genitori, spesso, di fronte a bambini che dicono spesso di no, che si oppongono alle regole, abbiamo una soglia bassa di tolleranza alla frustrazione. Quello che ci passa per la mente in quel momento sono, pensieri negativi del tipo
È terribile se mio figlio non fa i compiti in questo momento, è terribile che mi dica che non vuole, non sopporto che mi dica così. Quindi pensieri, diciamo, negativi e un po' catastrofici e automatici, cioè noi non ce ne rendiamo conto, tuttavia favoriscono delle emozioni molto negative, di ostilità e anche molto intense. E ovviamente portano ad una tendenza, ad un comportamento più aggressivo e più ostile. Di conseguenza anche l'altro poi si metterà in linea con questo atteggiamento. È utile quindi mettere in discussione questi pensieri che non sono invece utili, quindi per esempio non è vero che è insopportabile che lui mi dica di no a questa richiesta, perché in fin dei conti lo sto sopportando, poi comunque mi dice sempre di no, la prima volta che glielo chiedo, quindi insomma lo sopporto sempre, poi alla fin fine. È sicuramente molto fastidioso, ma magari non è insopportabile e non è neanche così grave o terribile. Se noi magari possiamo anche immaginare una scala di eventi per noi terribili o catastrofici, inserire il comportamento in oggetto e ci renderemo subito conto che lo ridimensioniamo nella sua gravità. Ecco, mettere in discussione quindi la gravità di questi pensieri, renderli più moderati, favorisce anche l'espressione di emozioni e di atteggiamenti più moderati, con la capacità magari di affrontare più serenamente una situazione un po' a rischio di conflitto. Altri tipi di pensieri che vanno riconosciuti e moderati sono, ad esempio, sono un cattivo genitore. Se mio figlio si comporta così è per quello, perché sono un cattivo genitore, oppure mio figlio lo fa apposta a farmi disperare, mi vuole proprio dare fastidio. Questo può anche essere vero in certi momenti, che magari il bambino voglia, insomma, farci un dispetto, provocarci, però ricordiamoci che in un bambino con ADHD queste sono caratteristiche che sono proprie del disturbo. Quindi l'impulsività nella risposta e ripetere lo stesso errore perché non ci pensa, la scarsa tolleranza all'attesa, quindi l'impazienza e la scarsa tolleranza alla frustrazione, portano ad atteggiamenti spesso oppositivi, a volte proprio ad un vero e proprio disturbo oppositivo provocatorio, e pensiamo quindi che questi atteggiamenti sono frutto del disturbo e non sono davvero volontari. È inutile quindi e dannoso riprendere, sgridare continuamente per atteggiamenti che sono proprio del disturbo e non dipendono prettamente, esclusivamente dall'impegno e dalla volontà. Se noi cerchiamo di comprendere, ci verrà più facile anche accettare queste come caratteristiche del deficit, del problema di autoregolazione, e capiremo anche, insomma, che non dipende dalla sua volontà e la nostra frustrazione più facilmente scenderà. E, oltre a questo, daremo anche un esempio di maggiore pazienza anche ai nostri figli. Ecco, io ho un po' concluso questa, diciamo, breve trattazione. Lei cosa ne pensa, Stefania? Ma intanto, dottoressa Brunetto, la ringrazio per questa relazione. Sicuramente con quello che ha detto, io che ho anche un figlio con la ADHD, mi sono resa conto con il tempo, perché ci vuole anche, bisogna anche noi genitori che impariamo a capire che cosa vuol dire questo disturbo nei nostri figli, per poi aiutarli a supportarli anche nelle loro difficoltà e nelle loro fragilità. Dare il peso giusto alle cose è proprio vero, perché col loro modo di essere tendono a combinarne parecchie, e quindi dare dove ci sono delle mancanze che sono di poco conto, cercare anche di fare in modo di non farne una tragedia, perché poi dobbiamo tenere più pazienza per cose un po' più gravi nel loro comportamento. Anche il fatto di non giudicarli, di non rimarcare che sei sempre il solito, perché in effetti loro sono così, continuano a fare gli stessi errori, perché si dimenticano.
ho in mente tante cose delle mancanze e ti rendi conto che non lo fa apposta, è proprio perché sembra quasi a volte che è in un altro mondo, quindi se dimentica le cose, non mette a posto dove gliel'hai appena ricordato, è perché non lo vuole, non è perché non lo vuole fare, ma proprio perché ha in mente dell'altro. Anche essere, di non essere anche quel tono sarcastico e giudicante, sicuramente perché io penso che a volte è un po' un coltello nella piaga per questi ragazzini qua, loro sentono che non riescono a fare le cose come gli altri, quindi anche loro stanno male. E questo, anche imparare a queste modalità, queste nostre strategie, ci aiuta anche a noi genitori a essere meno frustrati, perché a volte veramente dici: ma come? Gliel'ho appena ripetuto 10 volte, ancora siamo qua a ripetere la stessa cosa. Quindi capire il loro modo di essere ci permette anche noi di essere un po' meno tesi e frustrati, come dicevo prima. Io spero che questo nostro piccolo intervento possa un po' far riflettere e aiutare anche i genitori che ci hanno ascoltati. Ringrazio ancora Margherita Brunetto per la sua relazione e per aver fatto insieme questo intervento. E vi saluto e grazie e arrivederci a tutti. In bocca al lupo, buona continuazione.